Salve a tutti amici, bentrovati sul nostro canale, sulla Finanza sul Web. Oggi è domenica 9 luglio, fa un caldo spropositato, anche se non è nulla di anormale, non è la giornata più calda del secolo, del millennio, della storia del pianeta. A luglio, ad agosto in Italia fa sempre molto caldo. In ogni caso, questo non ci impedisce di commentare le principali notizie della settimana. Iniziamo subito. Io sono Arnaldo Vitangeli e questa è 7+. Iniziamo con la guerra, con la situazione in Ucraina, perché gli Stati Uniti di Joe Biden hanno preso un'altra decisione che va, come di consueto, nella direzione di una escalation, di un ulteriore coinvolgimento nel conflitto, e cioè la consegna all'esercito di Zelensky, all'esercito di Kiev, delle famigerate bombe a grappolo. Le bombe a grappolo sono degli ordigni che, anziché concentrare, come avviene normalmente, la potenza esplosiva in un solo punto, quando vengono lanciate si dividono in tantissimi piccoli ordigni che vanno a cadere su una zona molto ampia, e molti di questi rimangono inesplosi, quindi di fatto finiscono per minare una zona molto molto estesa. Queste armi sono bandite da molti paesi. E per la prima volta c'è stato un segnale, secondo me, piuttosto significativo, perché tutti i principali alleati degli Stati Uniti, cioè tutti i principali paesi della NATO, anche quelli incredibilmente guerrafondai, si sono, almeno a parole, detti contrari all'invio, alla consegna a Kiev di queste armi. Ovviamente Biden, ovviamente l'amministrazione americana, perché in realtà Biden credo che non abbia, ormai non sappia neppure se la guerra è in Ucraina o in Giappone o dove lui si trovi, ma in ogni caso l'amministrazione americana ha giustificato questa scelta di consegnare queste armi così pericolose, soprattutto per i civili, con la motivazione che la controffensiva ucraina non sta funzionando, quindi lo ammettono, lo dicono. L'estate ormai è già molto inoltrata, la controffensiva doveva essere di primavera, e che quando arriverà l'inverno, che peraltro dalle parti di Kiev arriva presto, non come da noi a novembre, ci sarà un ulteriore stop. Per cui è indispensabile che l'esercito ucraino faccia dei passi avanti in maniera tale da poter poi negoziare con la Russia da una posizione di forza. Questa storia ce la raccontano ormai da mesi, ma non si verifica mai. Fatto sta che con queste armi così pericolose, così letali, secondo gli americani, l'esercito ucraino potrebbe guadagnare qualche posizione. We recognize that cluster munitions create a risk of civilian harm from unexploded ordnance. This is why we've deferred the decision for as long as we could. But there is also a massive risk of civilian harm if Russian troops and tanks roll over Ukrainian positions and take more Ukrainian territory and subjugate more Ukrainian civilians because Ukraine does not have enough artillery. That is intolerable to us. Tuttavia, come dicevamo, buona parte degli alleati, i principali paesi alleati degli Stati Uniti, si sono sostanzialmente detti contrari a questa decisione. Hanno detto no la Francia, la Germania e, incredibile a dirsi, persino la Gran Bretagna, che è il paese che fino ad oggi è stato più realista del re, cioè è stato più guerrafondaio degli americani. Ma la notizia veramente incredibile è che lo stesso governo italiano della ultraatlantista Giorgia Meloni per la prima volta segna una differenza rispetto al padrone d'oltreoceano. Infatti la premier italiana, la Meloni, ha detto che è contraria alla consegna di queste armi, in particolare perché l'Italia aderisce alla moratoria su questo tipo di ordigni, e che questa moratoria vieta la costruzione e la cessione di queste armi a paesi terzi, specialmente se sono in guerra. Quindi improvvisamente una qualche
vaga presa di posizione da parte dei paesi europei nei confronti di una guerra che li danneggia profondamente e verso la quale gli americani sembrano spingere sempre di più per un suo progressivo allargamento. Come mai questo almeno apparente cambio di passo? Molto probabilmente dipende dalle elezioni, dipende dagli equilibri politici interni dei paesi europei. Diversi sono infatti le nazioni in cui si voterà e è risaputo che le opinioni pubbliche del vecchio continente sono giustamente profondamente contrarie al coinvolgimento dei loro rispettivi paesi nello scenario di guerra. Vediamo un attimo quindi dove si voterà e qual è lo scenario che sembra delinearsi. Allora, intanto tra poche settimane si voterà in un paese estremamente importante, e cioè la Spagna. E il governo progressista di Sánchez sembrerebbe avere i giorni contati. Attualmente a Madrid c'è un governo, c'è un'alleanza che mette insieme i socialisti, quindi l'equivalente spagnolo del PD, con Podemos, che è l'equivalente spagnolo del Movimento 5 Stelle, cioè una forza politica che si è presentata e che ha preso una marea di voti su una piattaforma rivoluzionaria e poi si è trasformata in un partito fucsia pro-sistema. Queste due forze politiche però sono in profonda crisi e dalle urne dovrebbe uscire una maggioranza che veda i popolari, quindi il centrodestra, che però in Spagna si è gradualmente spostato, come peraltro in altri paesi, su posizioni più nettamente conservatrici, ma il Partito Popolare è accreditato di circa il 31,5% dei voti, quindi non abbastanza, seppur sopra il PSOE e i socialisti e molto 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 sopra Podemos, ma in ogni caso non abbastanza per governare da solo, mentre Vox, il partito di destra spagnolo, partito diciamo sotto molti aspetti simile a una versione un po' più populista del partito della Meloni, di Fratelli d'Italia, è accreditato a circa il 15%. Quindi lo scenario più probabile per la Spagna è un governo che metta insieme la destra di Vox e i conservatori del Partito Popolare. Ma non si vota soltanto in Spagna, si vota anche in Olanda, perché Rutte, il premier che assomiglia a Harry Potter, che tante volte ha bacchettato l'Italia, ha innescato la crisi di governo a seguito di elezioni che hanno visto la sconfitta dei partiti tradizionali e l'emersione incontrollabile del cosiddetto partito dei cittadini e dei contadini, contrario, formatosi una formazione nata in contrasto con gli obblighi della green economy, cioè l'attacco che è stato fatto in nome della tutela del clima contro gli agricoltori, contro i contadini, contro le capacità produttive dell'Olanda. Questo partito è diventato in breve tempo il primo partito. E Rutte ha dunque chiesto nuovamente, ha sciolto il governo e porterà l'Olanda a elezioni anticipate, che ultimamente avvengono così spesso in quel paese, che ci fa la morale da sempre, da farlo sembrare l'Italia della Prima Repubblica. In ogni caso, anche in Olanda le cose non sembrano essere messe bene per le forze tradizionali, in particolare per quelle cosiddette progressiste, perché diciamo, l'ulivo olandese, che è la risposta che Rutte ha dato alla crisi, è accredita quindi con tutte quelle varie forze come i socialisti, l'equivalente del PD, i Verdi e tutta questa roba qui, tutti insieme sono accreditati al 25%, mentre il solo partito dei contadini è al 27%, a cui va aggiunta la destra anti-immigrati di Wilders. Quindi anche in Olanda, come in Spagna, come in Italia, come verosimilmente in Francia nelle prossime elezioni, spira un vento di destra
che però sotto molti aspetti è più velleitario che altro, perché una volta arrivati al governo questi partiti, perlomeno l'esempio italiano, cambiano completamente faccia, esattamente come è avvenuto con il 5 Stelle. In particolare lo vediamo per quello che riguarda l'Italia, anche su quell'unico elemento su cui la Meloni cercava di mantenere una qualche coerenza con le promesse elettorali e con le posizioni che per anni aveva preso dai banchi dell'opposizione, e cioè l'immigrazione. Sulla politica estera l'Italia è completamente schiacciata sulla politica americana, nonostante tanto la Meloni che Salvini, quindi i due maggiori partiti di governo, girassero con le magliette di Putin, parlassero di provocazione contro la Russia in continuazione e sostenessero la necessità di un asse tra europei e russi. Al governo invece sono ultra-atlantisti. Sulla politica economica va avanti la Meloni con la stessa identica politica di Draghi, il pilota automatico si potrebbe definire, disse lo stesso banchiere centrale, ex banchiere centrale, ma almeno sull'immigrazione la Meloni faceva finta di essere la stessa che si era presentata agli elettori come appunto una sorta di personaggio antisistema, di forza politica contraria a quello che era stato il modello fino ad allora imposto all'Italia. E invece, nuovo decreto flussi con il più ampio numero di immigrati regolari previsti, qualcosa come 450.000, quasi mezzo milione di nuovi immigrati nei prossimi 3 anni. È vero che l'immigrazione regolare sicuramente pone meno problemi, se non altro dal punto di vista dell'ordine pubblico nel breve periodo, rispetto all'immigrazione clandestina, ma il sospetto è che l'aumento esponenziale delle quote di immigrazione legale non porterà alla scomparsa dei flussi clandestini, mentre tutte quelle promesse, dal blocco navale all'embargo contro i paesi che non si riprendono gli immigrati, tutto quello che la Meloni aveva detto nella prima di andare al governo per ottenere il voto degli italiani, sostenendo che li avrebbe liberati in buona sostanza dall'immigrazione clandestina, è rimasta lettera morta, e all'immigrazione clandestina di massa si aggiunge anche un'immigrazione regolare mai così generosa e appunto che non ha mai previsto numeri così consistenti di arrivi nel nostro paese. Questo toglie peraltro anche argomenti alla gemella diversa della Meloni, cioè Elish Lane, la quale almeno sul razzismo del governo, sull'odio delle destre per i migranti, sperava di poter costruire, se non altro, una sorta di narrativa che in qualche misura la legittimasse, desse un senso al vuoto cosmico che lei rappresenta. La Meloni, che apre le porte agli stranieri, gli toglie anche quell'unico elemento che in qualche misura le consentiva di darsi, se non altro, un'identità. Quello su cui però invece il centrodestra italiano rimane coerente con la sua storia è il contrasto, sono le lotte intestine, la guerra con la magistratura. In questi giorni si è parlato moltissimo dello scontro tra governo e ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Perché? Perché fonti anonime del governo, quindi cuor di leoni proprio, hanno fatto sapere che Palazzo Chigi stigmatizza gli attacchi politici, strettamente politici, che la magistratura ha fatto e continua a fare, e in buona sostanza critica l'Associazione Nazionale dei Magistrati, la quale, anziché occuparsi della sicurezza degli italiani, vuole fare politica. E due sono in particolare i casi che in questi giorni sono stati sulle prime pagine di tutti i giornali, e cioè quello della Santanchè e del figlio di La Russa, Leonardo La Russa, che però sono molto diversi, poi ne parleremo. Il punto è che la risposta dell'Associazione Nazionale dei Magistrati è stata che loro non fanno politica,
tutelano la Costituzione. Ora, è assolutamente incontestabile che, almeno questa è la visione che a me sembra evidente dagli ultimi decenni di storia, che la magistratura è parte del potere profondo in Italia, risponde principalmente a centrali di potere transnazionali e ha colpito sempre e regolarmente tutte quelle forze politiche che in qualche misura dispiacevano al sistema di potere occidentale transnazionale, quindi da Berlusconi, che per quanto indifendibile era rimasto totalmente privo di qualunque procedimento fino a quando ha vinto le elezioni, a tutta una serie di casi di inchieste ad orologeria. In particolare però è il golpe che ha portato alla fine della Prima Repubblica per via giudiziaria, il momento in cui gli americani non avevano più bisogno della Democrazia Cristiana e dei socialisti, che mostra in maniera plastica il ruolo politico al servizio dell'America e delle potenze occidentali della magistratura italiana. E per quanto riguarda la difesa della Costituzione, mi viene da ridere considerando che della Costituzione si è fatto carta straccia in primis quando l'Italia ha aderito all'Unione Europea, all'area euro, cedendo sovranità in maniera totalmente contraria a quelli che sono i dettami della Costituzione, per non parlare poi di quello che è successo negli scorsi 2 anni con la pantomima sanitaria che ha fatto letteralmente strage di tutti i diritti costituzionali senza che i signori magistrati alzassero un ditino per difendere i diritti costituzionali, mentre sono prontissimi a battersi all'ultimo sangue con quelle forze politiche a loro sgradite. Dicevamo però che 2 casi in particolare hanno riempito le prime pagine dei giornali in questi giorni. Il caso Santanchè: la Santanchè è accusata di una serie di reati legati al suo ruolo di imprenditrice, e poi ancora di più il caso del figlio di La Russa, accusato di violenza da parte di una ragazza che sostiene che la Russa Junior l'avrebbe incontrata in una discoteca, poi portata a casa mentre lei era incosciente e avrebbe abusato di lei insieme peraltro a un suo amico. La Russa padre, Ignazio La Russa, che è la seconda carica dello Stato, ha difeso pubblicamente il figlio mettendo in dubbio la veridicità del racconto della ragazza. Questo è comprensibile entro un certo limite, considerando il suo ruolo di padre, ma la seconda carica dello Stato non può fare un'operazione del genere, non può dire pubblicamente che una ragazza che accusa presunta vittima di violenza sessuale sta mentendo. È qualche cosa di assolutamente fuori da qualunque logica accettabile. Però il punto, secondo me, non è tanto questo, cioè non è tanto la reale o presunta colpevolezza tanto della Santanchè quanto di La Russa Junior, ma quello che io noto è la totale inadeguatezza, oltre che dal punto di vista politico, anche dal punto di vista morale della classe dirigente, in particolare della classe dirigente politica. Quello che a me ha colpito, tanto nella vicenda della Santanchè quanto nella vicenda di La Russa Junior, è la mancanza totale di un'autentica struttura morale che dovrebbe essere il presupposto per fare politica. Peraltro, figlio di La Russa aveva anche una sorta di carriera da rapper e sono state sottolineate i testi delle sue canzoni che dicevano cose come "sono tutto matto", "sono tutto fatto", "matti fotto", cose di questo tipo. Il ruolo istituzionale delle massime cariche dello Stato dovrebbe essere strettamente legato a un comportamento che risulti
che riguardi la persona in questione, ma anche i suoi familiari stretti, che risulti un modello per tutti i cittadini. Tutto questo è un lontanissimo ricordo e l'inadeguatezza politica e l'inadeguatezza morale della nostra classe dirigente vanno di pari passo, un po' perché anche grazie a una legge elettorale che prevede non le preferenze, quindi non l'elezione da parte dei cittadini, ma la nomina da parte dei partiti, sono i trafichini, i furbi e quelli più ammanicati ad emergere. Ma soprattutto c'è stato un cambiamento antropologico contemporaneamente con il trasferimento del vero potere dalla politica ai tecnici, dei politici, in uomini di spettacolo che, come tutti gli uomini di spettacolo, sono pieni di magagne, hanno dei familiari improponibili, fanno figuracce in continuazione, ma tutto questo ai cittadini ormai sembra normale perché li considerano personaggi del jet set della televisione tanto quanto le veline, le vallette o i calciatori, e si aspettano dai politici un comportamento analogo a quello di veline, vallette e calciatori, e i politici anche in questo caso non li deludono comportandosi, se possibile, in maniera ancora peggiore. Bene, era l'ultima notizia per questa settimana. Io vi ringrazio come sempre. Vi ricordo che se volete darci una mano a sopravvivere, in descrizione ci sono tutti i link per dare il vostro contributo e vi do appuntamento con 7 più alla settimana prossima. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.